È stato un momento importante ed emozionante che si è tenuto in piazza Vittorio Veneto, cuore della città, come non avveniva da anni, un modo per rinsaldare il legame tra la squadra e i suoi tifosi. Sabato sera l'Unione Sportiva Agropoli 1921 ha presentato ufficialmente il suo organigramma e la sua rosa. C'è stato un periodo difficile, un periodo brutto in cui l'Agropoli ha sofferto e la città e i tifosi in particolare sono stretti intorno alla società e hanno fatto un lavoro enorme per, diciamo, salvare il titolo e riuscire a consentirci di essere qui stasera. Poi si sono aperti, diciamo, alla disponibilità, abbiamo avuto una spinta fortissima da parte di Carmelo Infante, c'è stato un rilancio di tutta la struttura societaria, quindi lo voglio ringraziare, quindi i tifosi, quindi la voglia, la volontà, la passione che scende in campo e la passione che ho visto mettere in campo anche da Carmelo in queste prime settimane di lavoro e quindi lo ringrazio, ringrazio i tifosi, ringrazio Carmelo per questa forza, questa spinta che ha voluto dare all'Agropoli Calcio. Io credo che ci sono tutte le premesse per sperare in un futuro, ecco, radioso. Vi ringrazio di vero cuore. Siete numerosi e spero di vedervi anche domenica, così tanti allo stadio. Questa squadra ha bisogno di voi. Abbiamo cercato di allestire una squadra, oltre di un valore tecnico importante, ma fatta di veri uomini che hanno sposato fin da subito il progetto Agropoli. Non è stato difficile convincere questi ragazzi, merito vostro e merito di questa splendida città, perché con ognuno di loro è bastato un minuto, perché hanno sempre sentito parlare bene di questa città e dell'accoglienza di questa città. Non mi dilungo, faccio i ringraziamenti al sindaco Adamo Coppola, perché è uno che ama la sua città. È sempre stato attento alle sorti dell'US Agropoli e merita secondo me, un grosso applauso. Ti lascio con la promessa che tutta la dirigenza, lo staff tecnico, li voglio guardare negli occhi e la squadra daranno il massimo per approdare fin da quest'anno, se possibile, in Serie D. Grazie a tutti.